Signore e signori, il mio nome è Derip93 e oggi sono qui per farmi una semplice domanda. Che cazzo è retrovirus? Scopriamolo subito. Allora, intanto posso dirvi che questo gioco ha un single player e un multiplayer, però come notate è molto molto poco popolato. Sono due server di cui uno è privato e questo è un deathmatch. Quindi non guarderemo il multiplayer perché alla fine non giocherete, non prenderete questo gioco per il multiplayer, al massimo per il co-op, però il co-op funziona nella campagna, quindi vediamo la campagna. Andiamo a difficoltà normale e vediamo cosa succede. I video vanno in modo strano in questo gioco. Agent, sono riprodotti con una sorta di programma esterno, non so bene il perché. Tanto prima che mi assordi dovrei abbassare il volume in teoria, però vediamo di abbassarlo. Ok. Ah, maledetto. Allora, questo gioco ha delle impostazioni che sono strane, diciamo, perché come vedete qui ha delle opzioni video che sono queste e in più ci sono delle altre cose all'esterno. Insomma, vabbè, è un po' un casino, però ha tutte le opzioni necessarie, diciamo. Però questo virus sta uscendo, come vedete. Ah! Ok, apparentemente non ha funzionato molto bene. Allora, obiettivi in alto. Entra il buco creato dal verme. Aia. Devo spaccare sta roba. Sì, apparentemente sì. Morite. Allora, intanto la mia prima impressione, la mia primissima impressione è che per essere un gioco indie ha una grafica molto molto curata. Ed è una cosa piuttosto rara generalmente, insomma, perché bene o male è un lavoro di poche persone un gioco indie e questo qui è stato fatto molto bene. Cos'è questa cosa? Ok, non mi interessa il narrative pickups. Comunque è interessante che ce l'abbiano messo. Allora, ho visto che il sistema di esperienza funziona a megabyte in pratica, quindi se insomma, invece di avere un numero normale, cioè, ci ha messo megabyte davanti in pratica, quindi come vedete uccidendo raccolgo megabyte. Precisamente penso che siano kbyte al momento, però. Morite! Infestazioni. Comunque siete una sorta di antivirus in pratica, come vedete. E dovete andare a cercare questo virus che si è infiltrato nel sistema. Purtroppo Fraps si rifiuta di registrare il gioco. Come vedete è stato sviluppato con un engine strano, non so, che penso sia stata una roba autoprodotta. Allora, qui mi sta dicendo che se uso lo scan, ecco, fa esplodere le particelle. Ok, quindi in pratica presumo siano nemici. Quindi in pratica non so, non me lo fa registrare, però non è rilevante. Se vedete dei cali di FPS è perché sono sul mio secondo PC e come avete visto, penso abbiate notato che ultimamente i video sono a 720p invece che a 1080, perché non ho uno schermo abbastanza grande. Oddio, attaccato da dietro questo infame. Muori, essere immondo. E devo dire che questo gioco è molto curato. Ora, in realtà, intanto che vediamo come va il gioco procedendo, si deve aver già individuato un po' i punti fondamentali. E praticamente, non so, il prezzo del gioco si aggira attorno ai 20 euro, penso siano 18,99, una cosa del genere. E considerato che è solo una campagna single player, non lo so, perché il problema di questi giochi è sempre lo stesso, che la campagna single player è ok, nel senso, come vedete, oh. Ok, quindi devo ammazzare se sti... Ah! E via. Mio Dio, mi sto stuprando, vai via. Ok, sono stato eliminato. Ora dobbiamo eliminare i vermini qua. Uno. Allora, come vedete è uno shooter a 6 gradi di libertà. Perché potete muovermi, dovete muovervi dappertutto. Oddio, è arrivato un altro. Sembrano i cosi che ci sono in Bastion. Che adesso non mi ricordo come si chiamano, però ci assomigliano molto. Se avete giocato a Bastion capite di cosa sto parlando. Scusate, di cosa sto parlando. Allora, adesso che cosa devo fare? Ah, scan, quindi devo usare praticamente questa F. Oddio,
Questo comando scan è lo stesso che si usa per utilizzare, per interagire in pratica. Non è collassato. Come faremo? Allora, da quello che ho capito, più avanti sono anche elementi di puzzling e altre cose del genere, quindi non si limita allo shooting. Quindi se non vi piacciono gli elementi puzzling, ricordate che ci sono. E è molto stile Doom come puzzling, se avete presente. Quindi insomma cercare le chiavi per aprire le porte, roba del genere. Sì, insomma Doom non è che fosse esattamente un puzzle game, però aveva qualche elemento di puzzle che era di quel tipo. Ora qui c'è un altro di questi affari a eliminare per primo. Ecco, appunto, dovevo trovare le chiavi per sbloccare le porte. Aia, lasciatemi stare. Ma intanto eliminiamo tutte queste schifezze qua che non ci piacciono, perché molto belli anche gli effetti, anche l'assetto sonoro è buono. So, è un gioco molto curato. Ora comunque, come stavo dicendo prima di interrompermi da solo come faccio di solito, il punto fondamentale su questo gioco è che non ha effettivamente il multiplayer, pur essendo presente, effettivamente non c'è, a meno che non giochiate il co-op, perché in pratica è molto difficile che riusciate a trovare qualcuno con cui giocare, essendo che non ci sono server al momento, non c'è niente, e non penso che sinceramente in futuro ci saranno, e succede sempre un po' così con questi giochi. Quindi se state cercando un'esperienza in single player, il gioco non è male. Lo vedete anche da voi, è un bel gioco. Sinceramente mi piace, penso che abbia fatto un ottimo lavoro. E posso anche capire il perché del prezzo, nel senso, posso capire perché dei 20 euro, insomma, penso ci abbiano lavorato un bel po', sinceramente, per fare questo gioco. Però noi gamer, come al solito, dobbiamo pensare a quello che riceviamo per i soldi che spendiamo. E 20 euro per questo gioco potrebbero essere troppi come investimento, nel senso, ci sono tanti giochi al momento single player che costano sui 10 euro e offrono personalmente un gameplay migliore, a mio parere. Le porte gialle sono parte di puzzle objectives. Allora, questa porta è danneggiata. Devo trovare un altro modo per aprirla perché non reagisce alla mia... Ah, si è aperta. Bene. L'ho aperta per sbaglio, comunque fa lo stesso. Col tasto destro posso fare il boost. Beh, peccato che questa porta sia chiusa, quindi l'utilità di questa cosa è relativa, visto che... Allora, di là non posso andare, quindi... Però forse si è aperto qualcosa più indietro. Dov'è che si è tornato indietro? Di qua. Andiamolo a scoprire. Vediamo. Oh... E insomma, quindi, non so, dal punto di vista della qualità del gioco sono sicuro che questo gioco offra un'ottima esperienza, perché lo vedo, insomma, ragazzi, sono qui per darvi le prime impressioni, ovviamente non sono da considerare come consigli d'acquisto, di solito, però spesso per un indie game bastano, e mentre vi consiglio sempre di andare a vedere magari delle recensioni, quello che vi dico io è che secondo me è un bel gioco, però il prezzo potrebbe essere un po' troppo alto per quello che offre. Insomma, se avesse una community multiplayer, andrebbe bene, insomma. Per me sarebbe un giusto prezzo. Il problema è che molti di questi giochi non hanno una community multiplayer, perché sono giochi indie e si sa come va a finire. Lo sapete tutti, oramai ve l'ho detto tante volte, che fare giochi indie che, insomma, hanno forte dipendenza dal multigiocatore non è mai facile, perché o è veramente un bel gioco oppure... Spesso nessuno finisce per giocarci alla fine, perché ci sono giochi migliori da giocare in multiplayer, semplicemente. Quindi, non so, fate le vostre considerazioni. Se considerate che sia... Perché alla fine poi, insomma, come spendete i soldi lo decidete voi, di certo non lo sto a dire io. Comunque, la mia opinione è questa, sinceramente. Il gioco, secondo me, è un po' costoso. Però se per voi vale i soldi, non ho idea di quanto sia la durata del gameplay di per sé, e se vale per voi i soldi potete darci un'occhiata, perché è un gioco veramente interessante, cioè il concetto è buono, la grafica è molto bella, e quindi questo è tutto, ragazzi. Vi ringrazio come al solito per aver visto il video, come sempre ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.